è molto fiducioso e sta aspettando il 4 dicembre per l'ordinario. È sereno e fiducioso padre Graziano, pronto per trovarsi faccia a faccia con i giudici popolari. Il frate congolese ha infatti ufficializzato la sua decisione. Procederà con il rito ordinario, come conferma il suo legale Francesco Zaccheo, all'uscita dalla procura di Arezzo dopo aver depositato la richiesta di arresti domiciliari per padre Graziano, detenuto dal 23 aprile scorso nel carcere aretino di San Benedetto con l'accusa di omicidio volontario, occultamento o soppressione di cadavere. Finalmente si è perfezionata tutte le notifiche che abbiamo fatto, si sono perfezionate e abbiamo depositato stamattina l'istanza di scarcerazione. Aspettiamo con fiducia e vediamo cosa deciderà il GIP. La prima udienza in corte d'assise è stata fissata per il 4 dicembre. Nell'aula della Vela arriverà una vera e propria sfilata di testimoni. Il numero potrebbe infatti salire fino ad una sessantina. Ci saranno tanti testimoni, poi sarà la procura a decidere quali e quanti. Il 4 dicembre torneranno anche i frati congolesi presenti il 1 maggio con padre Graziano in Italia? Sì, faremo di tutto per farli venire qua, sia padre Giovan Battista che padre Silvano. Intanto si allarga il collegio difensivo di padre Graziano. A breve infatti entrerà a farne parte anche l'avvocato del foro di Rieti, Rizziero Angeletti. Ad oggi Angeletti è un collaboratore dell'avvocato Zaccheo. Vedremo se verrà nominato come pool difensivo quanto prima da padre Graziano. Deciderà padre Graziano. Io ho esaminato tutte le carte. Mi sembra che ci sia spazio assoluto per una conclusione positiva per lui. Si naviga nelle presunzioni, si presume ancora, i processi non si fanno con le presunzioni, si fanno con le prove, le condanne a maggior ragione devono essere pronunciate con prove assolute, non deve esserci un ragionevole dubbio che i fatti non si siano verificati secondo la previsione dell'accusa. In questo caso mi sembra che sia assolutamente sovrapponibile questa tesi al caso di padre Graziano.